Il patteggiamento è una truffa? Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Difendo tutti coloro accusati di un reato. La domanda nuda e cruda è: il patteggiamento è una truffa? Ma cosa significa patteggiare? Te lo spiego in parole semplici. Lo Stato dice: se tu non mi fai perdere tempo con un processo penale lungo e faticoso per i giudici e dispendioso per la macchina della giustizia, io ti confeziono un bel pacco regalo. Venghino signori, venghino, sconto di pena, niente spese processuali, niente risarcimento del danno per la parte civile, niente pene accessorie e, udite udite, se la pena è sotto i 2 anni, niente carcere. Effetto wow. Insomma, un affarone. Ma sei sicuro che sia un affarone? Attenzione, non ti sto dicendo che per partito preso tu non debba mai patteggiare. Anche io, quando il caso lo richiede, devo per forza patteggiare, seppure raramente. Ti sto dicendo soltanto, però, che bisogna capire bene se sia un affare o no. Ebbene, il patteggiamento è un affarone? E se sì, è un affarone per te o per lo Stato? Pensaci bene. Se tutti i processi fossero celebrati, ma dico proprio tutti, allora l'autostrada della giustizia sarebbe bloccata, perché essa non avrebbe risorse per celebrare tutti i processi lunghi e dispendiosi. La verità è che nel caso in cui tu sia innocente, patteggiando, tu stai facendo un piacere allo Stato perché gli stai pagando una tassa occulta. E sai che cosa gli stai pagando? Stai pagando quella tassa con la tua vita. Sì, perché patteggiare significa che rinunci a celebrare il processo, che rinunci a difenderti, che rinunci a dimostrare la tua innocenza. Ma perché in alcuni casi il patteggiamento potrebbe rivelarsi, tra virgolette, una truffa? Voglio raccontarti una storia. Questa è la storia di un marito e padre modello. Piccolo imprenditore di successo. Aveva ereditato l'azienda del padre e ogni giorno si spaccava la schiena per assicurare pane e benessere alla moglie e alla figlia. Purtroppo l'idillio, da famiglia, da Mulino Bianco, finisce e la moglie, per fargli lasciare la casa coniugale, una bella villa fuori Milano, lo denuncia per violenze domestiche. Il solo pensiero di dover affrontare il processo penale lo terrorizza, gli fa mancare l'aria. Così decide di buttarsi quella storia dietro le spalle e decide di... Indovina un po'? Hai capito bene, decide di patteggiare. Patteggia ad 8 mesi di reclusione con pena sospesa, che significa neanche un giorno di carcere. Fine della storia con questo bellissimo lieto fine? Purtroppo no. L'uomo si rifà una vita, ma incontra una donna sbagliata che a fini estorsivi lo denuncia strumentalmente e falsamente per violenza sessuale. Così questa persona viene nel mio studio e mi dice con gli occhi pieni di lacrime: avvocato, io non ho commesso questo reato e non voglio patteggiare come ho fatto 4 anni fa. Questa volta, mi dice, non baratterò la mia innocenza con un foglio di carta. Ricordi quando ti ho detto che il diavolo ti presenta il conto? Bene, devi sapere che se vieni condannato per un altro reato entro 5 anni dal reato precedente, quel reato patteggiato, allora il patteggiamento salta e quindi in caso di condanna tu paghi sia la pena patteggiata sia quella per il nuovo reato. In altre parole, vi era il rischio che quell'uomo, se fosse stato condannato, sarebbe potuto finire in galera. Ma quell'uomo,
che era diventato un mio assistito, aveva capito la lezione. Non avrebbe barattato per la seconda volta la sua vita, ma avrebbe dimostrato al giudice la sua innocenza. Bene, se ti è piaciuto questo video, allora iscriviti al canale e sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se hai bisogno del mio aiuto per la tua difesa, allora chiamami, perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.